Allora, sarò molto breve, dato il tempo che c'è. Io rappresento un tentativo che stiamo facendo con dei colleghi economisti ed esperti di economia di costruire una soluzione applicabile a livello del territorio, di sviluppare, quindi economia, quindi produzione e scambi attraverso strumenti, attraverso strumenti che consentano di superare i vincoli, da un lato che sono quelli di bilancio per quanto riguarda il comune, e quindi dall'altro sono quella che si chiama rarefazione monetaria, cioè la scarsità di liquidità che caratterizza il mondo delle imprese. Questo progetto, per quello che mi concerne come centro di ricerca IASEM, di cui sono fondatore, è partito dalla volontà di ideare un circuito di imprese all'interno delle quali vigano dei sistemi di scambio basati sulla compensazione fra crediti e debiti, che quindi si affianchino allo strumento quindi ufficiale, che è pagamenti in euro, per consentire alle imprese sostanzialmente di aumentare la capacità di acquisto, quindi di scambio, e ridurre al tempo stesso l'indebitamento bancario. Anche perché sono convinto in modo molto, molto profondo che il problema principale che tutto il sistema economico oggi vive è quello dell'indebitamento, che nasce dalla finanziarizzazione di cui Paolo Maddalena ha detto molto bene nella prima parte di questa giornata e su cui non torno. Tra pochi minuti seguiranno Stefano Stiro Slabini, che in modo particolare ha approfondito il tema dell'utilizzo di strumenti fiscali da parte degli enti pubblici, e Davide Storelli, che invece ha approfondito in parte come me il tema dello sviluppo di consorzi di imprese. L'idea di fondo, e qui chiudo, è che le due realtà, il comune da una parte ed il consorzio imprese dall'altra, se messe opportunamente a sistema, possono funzionare molto meglio, generando un sistema, i fondamenti di un sistema economico che si pone al di fuori, almeno in parte, delle leggi del neoliberismo.